Inter, ci sei? Ci sei? Ce la fai? Sei connessa? Ora Inter, me despiace per l'Inter, ragazzi, me despiace per l'Inter, ma adesso sul tema è una roba, ma una volta, il Sassuolo veniva scansato, il Sassuolo veniva scansato, e adesso 2-0, 2-0, lezione di calcio, bene, ragazzi, buonasera a tutti, Inter, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Mayday, c'è qualche problema, il Sassuolo ha dato lezione di calcio, sì, incredibile, notizia straordinaria. Boia che, ragazzi, è qua, nulla da dire, partita preparata, proprio bene, perfetto, proprio una roba fatta a pennello, dai, è Scansuolo, dove c'è il Scansuolo, che ha dato una lezione di calcio all'Inter, è il Sassuolo, bene, perfetto, allora ragazzi, dai, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, è a posto, ragazzi, dai, un pochettino di sfottò ci sta, dai, tanto ogni volta ci sono interisti che non vedono l'ora che la Juve perde, a parte che, ragazzi, diciamo che l'Inter sta cadendo nel baratro, sta cadendo nel baratro, sta facendo una piccola crisi, perché ragazzi, neanche a porta vuota, ragazzi, peggio della Juve, anzi no, occasioni ce ne ha avute l'Inter, ce ne ha avute, noi per carità sprechiamo perché non riusciamo a creare azioni. Questo è fuori discussione, ci sta, perché noi abbiamo i nostri problemi, però l'Inter, una squadra preparata, una squadra puntata all'attacco, che ha fisicità di giocatori, un buono senso di gioco, ma non segnare a porta vuota, ragazzi, non segnare con la porta vuota davanti al portiere così, pazzesco, anche a Lautaro se mangi il gol, anche a Lautaro, una roba impressionante, ragazzi, aspetta che metto a posto a webcam qua, oh. Ragazzi, una roba impressionante, cos'è possibile che l'Inter è in crisi così, non è da Inter, è riconoscibile, perché l'Inter punta a vincere il campionato e adesso si ritrova in questa serie di sconfitte, pareggi un po' stretti, dei pareggi un po' stretti, sconfitte che ai interisti un pochettino brucia,
brucia, brucia, brucia. Però diciamo che a noi juventini brucia ancora di più, perché abbiamo altri problemi molto più seri dell'Inter. Comunque, ragazzi, godiamo e godiamo. Inter, ce la fai? Ci sei? Ce la fai? Sei connessa? Ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e come dire semplice. Cioè, sono anche incantato. E come sempre, ragazzi, sono questa è l'hype. Questa è l'hype perché l'Inter ha perso, sto facendo del caldane perché l'Inter ha perso, allora sono agitato. Comunque, ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete questo video a tutti gli amici interisti, e noi ci sentiamo alla prossima. Va bene? Ciao ragazzi, e sempre forza Juve. Però mi dispiace per l'Inter. Ciao ragazzi.